Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale. Buongiorno proprio esteso ad alcuni amici che rappresentano istituzioni che insomma non è la prima volta. Ad altri mi riferisco ai rappresentanti dell'esercito e dell'arma dei carabinieri, con i quali, al di là dello specifico, durante l'anno il Consiglio regionale ha occasione o di fare cose insieme o di insomma trovarsi congiuntamente a iniziative e manifestazioni. A voi tutti, in particolare a chi arriva da più lontano, il saluto mio personale del Presidente Cattaneo, di tutto il Consiglio regionale. Io voglio ringraziare il Direttore Tomatis e tutti gli uffici di comunicazione che hanno voluto organizzare questo pre-appuntamento. Mi hanno scritto una nota che come al solito non leggo perché trovo particolarmente noioso leggere i saluti o gli interventi. Si perde qualcosa, senz'altro mi scuso con chi ha lavorato per perdere qualcosa, ma se ne acquista, mi auguro, in spontaneità. Per noi è un piacere, un onore, ci permette di confrontarci su un lavoro che stiamo facendo da diversi anni, che ha visto il Consiglio regionale e la Regione presentare e votare tre disegni di legge. Torniamo indietro nel 2009, se ricordo, sì, con l'open source, quindi un'altra legislatura che è stato l'inizio, poi la legge votata all'unanimità del Wi-Fi libero. Lo potete verificare in questa sede, non solo in questa, in tutte le sedi regionali, la possibilità di utilizzare il wifi senza presentare i documenti, solo la registrazione, poi si naviga. Abbiamo avuto qualche problemino perché noi abbiamo un wifi dedicato ai consiglieri, uno dei tanti privilegi della casta. Che mi rendo conto è difficile da difendere, bisognerebbe anche, visto che voi vi occupate di social TV, a qualche altro collega vostro un po' più vicino, sarebbe interessante, prima o poi magari smetto di fare il politico e incomincio a scrivere su di loro, così proviamo a capire perché anche lì insomma c'è qualche situazione simpatica, che è fonte di discussione con gli amici giornalisti quando ci troviamo. E dicevo, il wifi libero, che è stato oggettivamente un passo avanti, la nostra grande soddisfazione, e quando dico nostro intendo anche di molti di voi, di alcuni di voi che sono presenti in questa sala, qualcuno anche al di qua del tavolo che ha collaborato con noi alla stesura, ai ragionamenti che hanno portato alla presentazione della legge. Io voglio ringraziarli. Lo stesso vale sia sul wifi libero, che è stato preso a esempio dal governo sul fare, ed è veramente per noi un piacere, un onore, come Consiglio regionale, come Regione, essere presi a riferimento, che ha portato la nostra Regione all'avanguardia a livello europeo con la Catalogna e la Gran Bretagna, e seguita poi subito dopo Open Data, sulla quale contiamo di intervenire anche. Io dico sulla struttura, nel senso sull'operatività, affinché anche attraverso la misurazione dei dirigenti su quanto viene realizzato con l'open data, cioè i loro risultati, la loro valutazione dipenderanno anche dall'utilizzo della legge. Abbiamo sempre fatto un esempio, e vado velocemente perché è solo un saluto e perché di là una riunione con Comune e Provincia su un altro problema, quindi mi assenterò per la durata della riunione per ritornare per ascoltare i vostri interventi. Noi prendiamo sempre esempio dell'architetto e geometra della Valsesia, che si deve fare 300 e passa chilometri per venire a Torino per andare a prendere una cartografia di pochi euro per poter ritornare nel suo paese, città, nel suo studio professionale. Deve pagare pochi euro all'ente regione, costa più la struttura degli euro che incassa, che è la follia. Quindi la possibilità di utilizzare, ho preso l'esempio, ma tutti i documenti, non solo, ma anche la possibilità con Open Data, la nostra legge, di poterli riutilizzare senza pagare balzelli
o quant'altro, come, così come tutti i documenti, progetti di legge. Il Consiglio è all'avanguardia anche su quello, è da tempo che abbiamo dematerializzato tutto il processo legislativo, firme elettroniche prima dei provvedimenti del governo per stringere sui consigli regionali. Noi devo dire che i nostri colleghi non ci hanno ringraziato, perché all'inizio insomma la paura del nuovo e le abitudini sono difficili da lasciare. E stiamo preparando, oramai praticamente pronto, solo da presentare, la nuova proposta di legge su Agenda Digitale Piemonte. Quindi questo è un percorso che naturalmente non poteva mancare sull'utilizzo dei social network, e noi siamo fortunati perché abbiamo due direttori che in qualche modo si occupano della, anzi non in qualche modo, che si occupano della questione. Uno più come dire social oriented, che mi riferisco a Roberto Moriondo, che non vedo qua, e l'altro, la dimostrazione che non è tanto la provenienza ma è una questione mentale, direttore Tomatis, che è un, se mi permette il nostro direttore, è un direttore un po' più tradizionale, ma che ha sposato assolutamente, in termini di capire la questione, tutte le spinte all'innovazione che arrivano dagli uffici e da alcuni consiglieri. Quindi non è la provenienza o l'occuparsi di una questione, ma prima di tutto è un problema mentale di approccio culturale all'innovazione e ai problemi. Questa è la vera difficoltà che scontriamo nel nostro Paese e anche nelle istituzioni, su chi se ne deve occupare. Questo ci è favorito da persone e da centri come Nex, CSP, Topics. Io li ringrazio della presenza, del lavoro che fanno nelle difficoltà finanziarie e economiche che stiamo vivendo, del contributo e dell'aiuto che ci danno ai testi e alle cose che noi facciamo. Continuiamo di investire risorse umane e risorse economiche, che di questi tempi non è poco, compatibilmente appunto con la situazione, rispetto a tutto quello che si muove sull'innovazione. La parte più evidente sono gli smartphone e i tablet, ma quello è un pezzo, poi c'è tutta la parte dietro le quinte che compete gli uffici, e noi siamo assolutamente pronti e ci fa piacere di poterci confrontare con voi per capire cosa si muove nelle altre istituzioni, e la responsabilità del legislatore è far sì che non ci siano 10 banche dati fra le varie istituzioni che non si parlano fra di loro, che i medici della mutua, così ci capiamo, siano collegati in un'unica rete, cosa che non è ancora essere, che gli ospedali abbiano tutti la stessa rete, e potrei continuare in un elenco drammaticamente incredibile che è lo specchio del nostro grande paese. Le cose che stiamo dicendo qua, che direte voi meglio più di me, che state facendo, che sono fatte, molte in Piemonte, molte nel resto d'Italia, che ci pone come punta all'avanguardia, è l'incredibile arretratezza da paese medievale rispetto alle nuove tecnologie, e queste sono le contraddizioni che, semmai, e mi auguro riusciremo a superarle, ci faranno fare un balzo in avanti straordinario, alla pari se non meglio di altri paesi, perché quando poi ci misuriamo scopriamo che non abbiamo niente da imparare, anzi in qualche caso riusciamo anche a essere un gradino, un passo in avanti. Per me è la più grande soddisfazione, anche perché, come ho detto al mio compagno di partito, neanche all'oratorio, anche all'oratorio giocavo per vincere, nel rispetto delle regole, con grande considerazione dell'avversario, in questo caso l'avversario nel senso migliore. Noi faremo il possibile come Consiglio regionale per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri, mi riferisco agli altri consigli, all'altra pubblica amministrazione, insomma noi vi sfidiamo e cercheremo di imparare dalle cose che dite, per proseguire in questo lavoro che è una delle linee sulle quali può svilupparsi il nostro paese. Io ne sono fermamente convinto, ne abbiamo quanto mai bisogno, ne ho parlato già troppo. Mi scuso, benvenuto naturalmente anche a chi parlerà stamane, a quelli che sono al di qua del tavolo, a Gianpaolo Colletti, a Vincenzo Cosenza, a Andrea Casalegno,
che risaluto con affetto e ringraziamento, Giuseppe Scagna, Anna Masera, Michela Brandini, Francesco Vanin, Domenico Tomati, se l'ho citato già prima, il nostro direttore, e a tutti quanti voi ancora benvenuto e buon lavoro. E scusatemi, ma un assessore e un presidente diventa anche un capo di gabinetto, diventa difficile farli aspettare. Così, in questo caso però, siccome lì c'è anche la politica è sempre in ritardo, ce la giochiamo in casa. Non ci sono cose particolari. Buona mattinata e grazie.